Drenuk, attacco profondo, c'è parrocchiale. Gennari, Lazovic, contrattacco di Monza, 13-7. Parte Kinderli Drenuk, la tedesca. Candy, la fast, riesce a mettere palla a terra. Allora Drenuk per il punto numero 11 di Mulhouse. Lazovic, murata da Van Avermaet, poi Orro, cerca ancora Lazovic, sul profondo, palla a terra, 21-14, Monza. Vaneke, spinge col servizio, ma Conio è precisa, poi pasticcia un pochino. Ora palla buona per Monza con Gennari, più del 7, 25-18, 1-0, Vero Volley. Van Avermaet, profondo, parrocchiale precisa. Orro all'indietro per Lazovic, gran diagonale per lei, 11-6. Bella palla di Caterina Lazovic. Drenuk, 14 Monza, 12 Mulhouse. I francesi provano a spingere. Ok, bene Lazovic. Palla per Vaneke, vola in cielo e pareggia i conti, 19 pari, importantissima la giocata di Vaneke. Ok, riceve, Conio va a spingere sulle mani del muro, 22-22, grande equilibrio in questa fase del match. E set point Monza, Candy va a spingere. Poi la fast di Van Avermaet, difesa benissimo da Candy, addirittura un'improbabile alzata di Zacchieu che fa la palleggiatrice. Poi Lazovic chiude lei, 25-22, 2-0 Monza. Candy, ok, riceve, palla per Drenuk. Il salvataggio di Vaneke dopo la bella difesa di Gennari, però c'è la free ball per Mulhouse, poi il tocco di seconda intenzione di Kastner. Poi Conio come può e si inventa un gran colpo, il colpo del break Mulhouse, 14-12. Ok, va a spingere, difende benissimo parrocchiale, però c'è un'altra opportunità per Mulhouse, la fast di Van Avermaet, il muro di Davy Skiba a 1 a stoppare Van Avermaet. Drenuk sulle mani del muro, però Monza è brava e contrattacca precisamente con Davy Skiba per la fuga Vero Volley, 20-16. Orro al centro, Danesi, 25-18, missione compiuta per Monza, 3-0, terza vittoria di fila, prima esterna per la Vero Volley in CEV Champions League.